Buongiorno a tutti, mi presento, io sono Luca Romano e permettetemi intanto di ringraziare i responsabili scientifici di questo evento webinar per l'invito, nelle persone del dottor Giuseppe Raneri e nella persona del collega nonché amico Giovanni Coppola, con cui ho il piacere e l'onore di condividere giornalmente esperienze professionali. Con tutto interesse. Dicevo appunto, sono Luca Romano, sono infermiere di emodinamica e lavoro presso l'ospedale Umberto I di Siracusa. Mi occuperò di discutere del trattamento delle lesioni calcifiche attraverso la tecnica shockwave, quindi la litotrissia intravascolare coronarica con tecnica shockwave. Come sappiamo benissimo, le lesioni calcifiche, sia a livello periferico che a livello coronarico, rappresentano spesso quello che è un limite al trattamento ottimale di queste lesioni stesse. Un limite perché? Perché spesso sono associate a un minor tasso di successo dell'angioplastica, a una maggiore incidenza di ristenosi intrastent, a una maggiore incidenza di malposizionamento degli stent stessi, di maggiore incidenza di trombosi e infine, non per ultimo, a maggiori complicanze procedurali. A tal proposito, per trattare questi tipi di lesioni si utilizzano al giorno d'oggi e anche da più tempo diversi tipi di approccio per le lesioni calcifiche. Diversi tipi di approccio che vanno dai palloni non complianti ai palloni super high pressure, ai cutting o scoring balloon e poi le tecnologie che diciamo, vengono utilizzate nei nostri cath lab, che possono essere il laser o la telectomia rotazionale, quindi rotopro. Io invece parlerò della tecnologia shockwave, della tecnica shockwave. La tecnica shockwave utilizza una tecnologia ad onde d'urto, quindi a ultrasuoni, consentendo il trattamento di tutte le tipologie di lesioni calcifiche. È un sistema costituito da un generatore di impulsi elettrici, da un cavo di connessione, da un catetere a palloncino semicompliante che è dotato di emettitori per litotrissia, che sono posizionati sulla lunghezza utile del palloncino per l'erogazione delle onde. Cosa deve sapere il personale tecnico infermieristico dei nostri cath lab su questo pallone, sulle caratteristiche tecniche di questo pallone? Che è un sistema rapid exchange, come palloni semicomplianti, che ha una compatibilità con cateteri 6 o 7 French, che si monta su una guida 00, che viene montato su una guida 0014 e che ha una pressione nominale di gonfiaggio di 4 atmosfere, che viene raggiunta gradatamente in maniera molto lenta e poi poco prima di avvenire, diciamo, prima di sgonfiare il pallone, viene portato a 7 atmosfere. Quindi si va a 4 atmosfere, poi prima di sgonfiare si va a 6. L'erogazione prevede 10 impulsi. Questi 10 impulsi sono ripetibili per un numero massimo di 10 cicli. Ancora caratteristiche tecniche, cosa dobbiamo dire di questa tecnologia, di questa tecnica shockwave? Le onde d'urto sono rilasciate in maniera diffusa e circonferenziale, quindi questo permette di distribuirsi permette alle onde d'urto di distribuirsi uniformemente su tutta la placca calcifica con una frequenza di un pulso per secondo. La litotrissia intravascolare quindi è una tecnica sicura. Sicura perché? Perché queste onde d'urto agiscono solo ed esclusivamente sul calcio. Quindi vanno a risparmiare quelli che sono i tessuti molli dell'endotelio vasale e riducono parecchio quindi quelle che possono essere le complicanze periprocedurali, quindi la perforazione, embolizzazioni, che sono frequenti a volte con l'uso di altri device. A supporto di questa tecnica shockwave, che è una tecnica, diciamo, tra virgolette, nuova, anche se ormai insomma, da diversi anni che viene utilizzata nei vari cath lab, ci sono diversi studi. Uno dei più autorevoli, nonché uno dei più recenti, è il DISRAPT-CAD3. Il DISRAPT-CAD3 è uno studio multicentrico, a singolo braccio,
che ha coinvolto diversi paesi europei e non, quindi Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania e Francia. Ha coinvolto 384 pazienti con un follow-up a 30 giorni, a 1 anno e a 2 anni. Questi pazienti avevano delle lesioni calcifiche di nuovo, delle lesioni che riguardavano diametri da 2,5 a 4 mm, con stenosi pari o superiore al 50% e con lesioni di lunghezza non superiore ai 40 mm. 100 di questi pazienti sono stati poi anche seguiti attraverso lo studio della TAC coerenza ottica dell'OCT. Quali sono gli endpoint di questo studio? Intanto, gli endpoint primari di sicurezza era la mancanza di eventi massivi cardiovascolari a 30 giorni, quindi la morte cardiaca, l'infarto del miocardio e la rivascolarizzazione del vaso target, diciamo, del vaso trattato. Per quanto riguarda gli endpoint effettivi primari, naturalmente ci si aspettava il successo procedurale. Quindi quello che è l'impianto dello stent e quindi con il passaggio del delivery stesso, che avrebbe dovuto dare una stenosi residua inferiore al 50% e non avrebbe dovuto dare eventi cardiovascolari massivi in ospedale. Endpoint secondari, il successo del crossing del device, quindi del passaggio proprio del device, quindi riuscire a crossare la lesione. Il successo angiografico e il successo procedurale con un risultato finale di una stenosi pari o inferiore al 30% e sempre senza eventi cardiovascolari massivi in ospedale. La sinergia tra i diversi tipi di approccio, quindi aterectomia rotazionale, pallone NC, pallone Shockwave, ha portato e porta ancora tutt'oggi a dei successi, diciamo, dei successi procedurali non indifferenti. Io adesso qui riporto un caso clinico che è avvenuto nel nostro Cath Lab, che è stato oggetto di studio ed è diventato un case report per una rivista scientifica, con precisione la Cardiovascular Revascularization Medicine, e quindi che ha dato un po' di, diciamo, anche lustro a quello che è il nostro centro. Si tratta di un paziente uomo di 67 anni, dislipidemico, forte fumatore, arriva al nostro pronto soccorso per un NSTEMI ad alto rischio, in concomitanza di una recente polmonite bilaterale da Covid-19. Viene fatta una angioplastica sul tronco IVA, impianto di stent e pallone medicato sull'IVA prossimale e media a causa della indilatabilità delle lesioni, quindi delle lesioni molto indilatabili. A risoluzione della puzza infettiva, diciamo, al paziente viene proposto quello che è l'intervento di cardiochirurgia, che era diciamo il gold standard. Il paziente rifiuta e quindi si procede ad eseguire un angioplastico. Adesso qui vi riporto tre immagini, giusto per non dilungarci molto con i video delle varie dilatazioni, dei vari passaggi, anche perché sono tanti, essendo una strategia, diciamo, di più device messi insieme, quindi sarebbero tante immagini da riportare. Allora, si è eseguita inizialmente la traiettoria rotazionale con delle frese da 1,5 a 1,75. Si è provato a predilatare infruttuosamente con dei palloni non complianti da 3,5 e poi attraverso questa strategia, diciamo, di debulking con i sistemi complementari si è proceduto alla preparazione del vaso target con palloni Shockwave 3,5-12. E poi successivamente anche con scoring balloon o cutting balloon. Infine, questo si vede nell'immagine C, si è proceduto ad impiantare due stent, due DES in overlapping, post-dilatati con dei palloni NC ad alta atmosfera. Questo ci dà l'idea di quello che può essere la sinergia tra le varie
varie metodi utilizzate ad oggi nelle CAT Lab e che quindi porta al successo procedurale. Quindi, e tutte le metodiche di cui si è parlato e di cui si parlerà in questo webinar di oggi. Cosa dire infine di questa tecnica Shockwave? La tecnica Shockwave è una tecnica sicura, una tecnica efficace, che porta dei risultati eccellenti e una bassa percentuale di complicanze. La preparazione del sistema è molto più semplice, molto più veloce rispetto ad altri device già in uso nei CAT Lab. Non necessita di collegamenti con aria compressa. Il generatore è di piccole dimensioni, è simile a un lettore DVD, quindi è meno ingombrante anche di una macchina laser, ad esempio. Non per questo è più importante. Però, diciamo, questa è una valutazione che anche va fatta. La semplicità di connessione con un unico cavo di connessione del generatore pallone. E poi, cosa abbastanza importante, la ridotta curva di apprendimento, sia per l'infermiera che fa da secondo operatore, e sia per infermiere o tecnico che fa da secondo operatore, e sia per quello circolante. Questo al giorno d'oggi è molto importante in virtù del fatto che al giorno d'oggi nelle aziende una delle preoccupazioni più importanti è la gestione delle risorse umane, quindi dei tempi morti. Senza mai però, diciamo, sottovalutare quella che è la curva di apprendimento dei tecnici o degli infermieri in un CAT Lab, che è un argomento abbastanza importante e che non va mai preso sotto gamba. Vi lascio con quest'ultima slide. Non è la specie più forte a sopravvivere, nemmeno quella più intelligente, ma sopravvive la specie che risponde meglio al cambiamento. E noi, nelle nostre emodinamiche, nei nostri CAT Lab, siamo in continua evoluzione, in continuo cambiamento. Grazie a tutti per l'attenzione, vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.